Leggiamo il Vangelo di Matteo, al capitolo 6. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. La cosa che mi colpisce in questo Vangelo è che per ben 6 volte compare la parola preoccuparsi in tutte le sue sfumature. Eppure, man mano che continuavo a leggere questo Vangelo, la sensazione che avevo non era quella di non preoccuparmi, ma anzi mi incuteva ancora più ansia. Perché questo Vangelo, a una prima lettura, mi trasmette tutto fuorché sicurezza. È come quell'amico che è come se non ti capisse quando gli parli e ti risponde alle tue confidenze: non preoccuparti, stai tranquillo, andrà tutto bene, credici. E sembra quasi una presa in giro, però stavolta è un amico speciale che parla. Credo che in fondo l'invito che ci fa Gesù, sotto sotto, è quello di non essere padroni della propria vita, è quello di lasciare andare, di non trattenere la propria vita, perché non è un possesso, ma è un dono che ci viene fatto. Quindi forse la volontà di Dio sta proprio nel vivere la nostra vita con Lui, nella nostra libertà di figli tanto amati. Quindi lasciare andare questa vita che noi teniamo stretta in pugno con tutte le nostre ansie, perché forse Lui è veramente in grado di prendersi cura. Però di un paio di cose sì dobbiamo preoccuparci. E ce lo dice il Signore, sono di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose ci saranno date in aggiunta. Ma cosa sono queste cose di cui dobbiamo preoccuparci? Cosa sono il regno di Dio? Cos'è la sua giustizia? Dalila, ma anche a te dà questa impressione che Dio abbia una passione smisurata per noi, una passione smisurata per l'uomo. Quasi imbarazza sentirlo persuaderci di valere più degli uccelli del cielo. Non ce lo meritiamo. Io penso che siamo creature disumane molte volte. La nostra gloria l'abbiamo sempre guadagnata alle spalle di una moltitudine di uomini. Però il Signore ci riporta subito coi piedi per terra. Ci dice di osservare, di guardare la realtà attorno a noi. Guardare. Penso che sia una parola molto provocante in questo Vangelo, perché guardare non è sinonimo di vedere. Vedere lo fa in superficie, guardare vuol dire scavare in profondità, andare nel profondo. È sinonimo di osservare, ma forse la parola che ancora di più mi piace è contemplare. La contemplazione, quindi aprire i nostri occhi, ma anche il nostro cuore. Fermarsi. Vorrei condividere con te, Edoardo, 2 righe che ho scritto qualche giorno fa, che mi piacerebbe leggerti. Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Qualche giorno fa eravamo in montagna, immersi nella nebbia a causa del cattivo tempo. In alta quota ho guardato davanti a me e non riconoscevo nulla di ciò che avevo di fronte nel cielo e nelle montagne. L'unica sicurezza? L'erba chiara e distinta sotto i miei piedi e i fiori. Tanti fiori, quanta meraviglia nei fiori, quanta meraviglia osservando il vuoto. Il nulla, di
di fronte a me, scoprendo una vastità immensa, trovando in quella immensità che mi stava dinanzi la mia carissima fragilità. Ho cercato sicurezza in quel fiorellino vicino ai miei piedi, l'ho osservato, l'ho guardato, non fatica, non fila, domani c'è, oggi c'è, domani chi lo sa. Eppure è lì. Ecco, vedi Edoardo, sento tanto forte dentro di me la domanda che Gesù mi rivolge. Guarda Dalila, capisci ciò che ho fatto per te? Non lo capisco, perché vedo ma non guardo. Ti chiedo, Signore, di aprire i miei occhi perché io possa guardare e lasciarmi guardare, possa sentirmi amata e amare come fai tu. Neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno dei gigli del campo. Qual è questa gloria? Tante volte ce la siamo costruiti noi questa gloria. Ci siamo presto dimenticati che la nostra massima maestosità e bellezza l'avevamo già in noi fin dalla nascita, fin dall'eternità probabilmente. Una gloria non negoziabile. La gloria di essere creature di Dio e non anonimi assemblaggi dovuti al caso. Sì, ti chiedi cos'è questa gloria di cui parla il Signore. E questa gloria che riveste i gigli del campo, i fiori che ho visto in montagna, ma non l'uomo più potente, più saggio del mondo come Salomone. Forse perché questa gloria è sinonimo di umiltà, ricoprirsi di umiltà, vestirsi di questa umiltà. In fondo i gigli del campo arrivano dalla terra, quindi credo che sia proprio un invito a scoprire il regno dei cieli in questa grandissima umiltà. Ma cosa allora... Cos'è che ci ha corrotti? Cos'è che, Signore mio, ci ha corrotti? Gesù non ha paura di dire le cose a metà. Infatti, prima di rasserenarci, prima di invitarci a non preoccuparci, tira una linea. Nei versetti prima di questo Vangelo che c'è scritto che non possiamo servire Dio e la ricchezza. Come un servo non può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno ed odierà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il Signore è intransigente su questo. Non ci dice di stare attenti a bilanciare Dio e la ricchezza, è categorico. Non possiamo prendere coscienza della gloria di Dio in noi se la nostra gloria ce la siamo guadagnata da soli. La coperta della ricchezza è corta e in un mondo in cui una manciata di persone si spartiscono, si azzuffano e sprecano le risorse, è chiaro che Dio ci chiede di scegliere, perché stiamo veramente mancando la nostra chiamata principale, quella di essere umani. Già, è difficile essere umani quando si ha paura. Noi siamo umanamente paurosi, abbiamo bisogno di qualcuno che ci raccolga nelle nostre fragilità, che ci prenda per mano, qualcuno che nelle notti buie della nostra esistenza ci dica: fermati qui, ora, con me, guardami, io oggi sono per te, non sei solo, sei mia compagnia. L'oggi è tutto ciò di cui hai bisogno, tutto il tempo per dire ciò che non è detto, per fare ciò che non è stato fatto, per amare come non hai mai amato. Mi provoco ancora di più e penso, ho avuto il coraggio di amare abbastanza, perché chi lo sa se domani avrò ancora l'occasione di farlo, di mettermi alla prova. Ama ora, non domani. Preoccupati del regno di Dio, preoccupati di questo amore e lasciati amare, Dalila. La domanda ultima che mi rivolgo, forse un po' esagerata, forse molto provocante, sono disposta a lasciarmi amare, a lasciare che ci sia qualcuno che si prenda cura della mia vita. Credere tanto, ma talmente tanto in quell'amore per cui tutto il resto passa in secondo piano. Ecco, vorrei tanto che la mia preghiera sia questa. Grazie, Signore, perché ogni ora che passa mi avvicina sempre di più a te.